Amici, oggi non dobbiamo scegliere la busta dei Pokémon misteriosa con sorprese sbagliata. Vediamo se ci riusciamo, ma prima, sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove dobbiamo scegliere la busta giusta e non quella sbagliata dei Pokémon con all'interno le sorpresine. Ma prima di iniziare questo video, raga, mi raccomando, lasciate un bel like, un pollice in su, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella perché tutti i giorni sul mio canale Yolanda Swiss trovate nuovi video alle 14:30 e anche alle ore 18, sempre, sempre, sempre. Ora potete visitare anche il mio sito www.yolandaswiss.it, dove trovate slime, gadget e kit per fare i vostri slime personalizzati. Direi quindi di cominciare e vediamo che sorprese troviamo dentro. Allora, qua in totale abbiamo 10 buste che sono state riempite, ovviamente da Daniele e non da me, perché altrimenti non avrebbe senso. Daniele ha messo all'interno in alcune buste un po' di gadget, non solo dei Pokémon, ma anche dei Pokémon, e in altre invece i fidget. Noi quelli che dobbiamo trovare sono i gadget Pokémon o simil Pokémon, non i fidget toys, altrimenti ovviamente non ha senso. Io direi quindi di cominciare, ne possiamo beccare solo 5, 5 buoni e 5 no. Iniziamo, allora io direi di cominciare dal davanti, vado avanti e poi scendo. Iniziamo con Gengar, c'è qualcosa dentro, mettiamo la manina. Voilà! What? È uno slime, ragazzi. Vediamo lo slime che cos'è, buono o no? Che ne so, Daniele mi aveva detto che avevamo messo le cose dei Pokémon. Comunque, abbiamo trovato uno slime. Oh, mammina mia! Allora, questo è un lemon slime, crystal slime. Sono curiosa di vedere proprio com'è su crystal slime, ragazzi. Oh, mammina mia, questo è uno scam incredibile. Ragazzi, se questa era la cosa buona, perché se questa era la cosa buona, lo slime non è per niente buono. Diciamo che si potrebbe aggiustare, perché tutto si aggiusta, soprattutto se sono slime. Quindi, se forse si riesce a maneggiare un pochino in più, probabilmente sì, si potrebbe aggiustare. Diciamo che non è il massimo della bellezza questo slime, un po' uno scam questa busta, ma va bene, è diventato questo, ragazzi, sembra un chewing gum. Ok, allora andiamo adesso indietro nella seconda fila e io voglio prendere Snorlax, perché io adoro Snorlax, mi piace, voglio fare la sua vita, vorrei sempre dormire. Apriamo Snorlax, è molto leggera, questa cosa mi spaventa. C'è una busta. Oh, ok. Abbiamo trovato finalmente busta Pokémon. Quindi ora sono due cose buone che ho trovato o una buona e una no? Non lo scopriremo mai, non lo so. Comunque, bustina dei Pokémon con dentro una sorpresina. Questa è buona sicuro. Queste sono le solite buste Pokémon che io trovo in edicola. Molto carina, sono proprio curiosa di vedere chi troviamo all'interno. Allora, apriamo la bustina. Prima ci sono le carte Pokémon che ovviamente non sono originali, ragazzi. Lo sappiamo. Abbiamo trovato Eevee, poi abbiamo trovato Charizard, abbiamo trovato quest'altro Pokémon che si chiama Malamar, che io però non conosco. Procediamo con il Pokémon. Olè! Pokémon molto carino che però purtroppo io non conosco. Se qualcuno sa come si chiama questo Pokémon, per favore me lo faccia sapere perché io non ne ho la più pallida idea. Ok, alla fine questa sorpresina non era per niente male. Adesso procediamo con andando in terza fila e prendendo una delle due buste che sono tutte e due di Squirtle. Quindi o prendi una o prendi l'altra, vale lo stesso. Io però prendo questa. Con questo Squirtle qui è molto leggera. No, ragazzi. Abbiamo trovato dei Fidget Toys che mi piacciono, ma il nostro obiettivo è trovare i gadget dei Pokémon. Comunque, dentro questa busta di Squirtle abbiamo trovato uno spinner che fa un rumore meraviglioso, è molto carino. Abbiamo trovato un tubo rumoroso che io sapete li adoro e li amo, la mia passione per i tubi rumorosi, e poi uno Squirtle
squishy, uno squishy molto carino che è un pesciolino. Dai, ci sta, va bene. Allora, andiamo sempre a ritroso? Sta andando bene? Non lo so, sta andando male? Molto probabile. Andiamo avanti. Riapriamo. Allora, bravacci. Questa. Ok, deciso. Vado, apro, ragazzi. Ok, ci sono delle tante cose. Wow, tante cose, quante! Quante cose, tutte tema Pokémon! Adoro! Prima di tutto abbiamo trovato una sfera Poké! Allora, dentro questa sfera Poké tecnicamente dovrebbero esserci dei personaggini dei Pokémon. Andiamo a vedere chi abbiamo trovato. Personaggino 1 è questo. E un altro... sì, non mi ricordo il nome di questo Pokémon qui. E poi abbiamo trovato due adesivi. Abbiamo una bustina, questa qua Pokémon, dove all'interno ci escono le gommine. E adesso andiamo a vedere quale gommina abbiamo trovato e se siamo fortunati. Oh, aspetta però! Che non mi ricordo come si chiama questo Pokémon, raga. Quant'è cute! È una gomma da cancellare e il gufettino che abbiamo trovato è questo. Ditemi il nome di questo Pokémon giù nei commenti perché è troppo troppo carino. Quanto mi piace, siamo stati molto fortunati, è una gomma da cancellare super carina. Ragazzi, abbiamo trovato una busta di carte Pokémon. Vediamo, questa busta Pokémon è scarlatto e violetto, paradosso temporale con 10 carte all'interno. Andiamo a fare lo sbustamento e lo scarto della bustina. So che molti di voi piace. Allora, si apre sempre a testa in giù. Io non sono molto pratica. Allora, vediamo. Carte Pokémon. Prima carta abbiamo ricerca accademica. Seconda carta abbiamo Revavroom, questo. Poi vediamo quest'altra, abbiamo Grandi Zanne. Oddio, il nome di questo non lo so proprio dire, Clouser, non lo so. Solo che è acqua, sono tutti Pokémon nuovi che io non conosco. Poi Tedskull, questa qua. Calci furiosi, ma io adoro. Primeape, questo lo conosco. Poi abbiamo un Ultra Ball, tutte le due carte, ok, abbiamo una Mirror Ball e poi abbiamo un Charizard Vastro. Wow, raga, che bella questa, guardate quanto è holo. Comunque, procediamo con l'apertura della prossima bustina. E la prossima è l'ultima perché è la quinta busta. Allora, di regola andiamo dietro. Io non mi ricordo dove ho preso Squirtle. L'ho preso qua Squirtle. Vabbè, non mi ricordo, ma andiamo nella seconda fila perché l'ultima fila non abbiamo il tempo di aprirla. E facciamo sempre ambarabacci ciccoccò perché dobbiamo scegliere tra tre buste. Ci sono due Meow e un altro Squirtle. Vediamo quale becchiamo. Ok, è uscito di nuovo Squirtle. Niente, a questo giro siamo andati avanti di Squirtle, a quanto pare. E niente, sembra molto molto leggero. Quindi andiamo ad inserire la manina. Oh no! Allora, abbiamo un pupazzetto di Pikachu. Molto molto carino, ragazzi. Che cos'è? Ma che cos'è? Ma va, questo, ma funziona sto coso? Oh, ma c'è un buchino! C'è un buco! Ma funziona, ma sotto c'è un buco, è rotto, e quindi funziona solamente se tappo il buco. Ma è un Pikachu praticamente con una trombettina che fa la linguaccia. Simpatico, ma non eccezionale. Poi abbiamo una bustina di nuovo delle gommine dei Pokémon. Andiamola ad aprire. Tutti i Poké che possiamo trovare sono questi. Quella era rossa e questa è gialla. Vediamo un po'. Oh, attenzione! Abbiamo trovato una sfera Poké. Una sfera Poké carina. Sfera Poké questa volta gialla. Attenzione, ragazzi, questa volta gialla.
Ok, amici, io non so se ci stanno altre cose dentro a queste buste, ma mi è piaciuta questa apertura, è stata molto molto carina, ci è andata abbastanza bene. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Mando un bacione e un abbraccione, ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!